Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Padre. Per la madre la misericordia è qualcosa di spontaneo, è una questione di viscere. La madre non può non amare il suo frutto, tant'è che quando una donna decide di abortire, non le fanno sentire il battito cardiaco del feto, perché se lo dovesse sentire non potrebbe non provare misericordia per l'essere che pensava di uccidere. La misericordia del padre è tutta un'altra storia. Il padre va incontrato, va riconosciuto, ma deve anche incontrare e riconoscere, mater certa, pater non. La misericordia del padre non è scontata, tant'è che per noi è molto, troppo facile immaginare l'altro, il padre, come un giudice implacabile, distante e sprezzante. In fondo tutta la vita dell'uomo può essere descritta nel passaggio auspicabile dalla paura del padre giudice, tirannico, che mangia i suoi figli come Cronos, al riconoscimento del padre misericordioso, che per i suoi figli dà la vita. È il cammino tracciato dalle scritture, dal sospetto adamitico all'apertura degli occhi davanti alla croce. È il cammino di ognuno di noi, dai sensi di colpa all'abbandono fiducioso, dalle strategie alla verità, dall'arraffare al ricevere. Un cammino il cui esito non è scontato, perché, lo ripetiamo, la misericordia del Padre non è scontata e deve sempre sorprenderci. Dio ha deciso di non lasciarci orfani di padre e figli di madre terra soltanto, ma ha voluto riconoscerci come suoi, e questo non può che essere un atto di misericordia, perché per chiamarci figli, egli deve accettare come suoi degli esseri tanto lontani da lui in quanto creature e in quanto peccatori. Dalla madre siamo usciti, nel Padre, con la P maiuscola, siamo chiamati a entrare, e possiamo entrare in Lui perché Lui ci fa spazio alle nostre storie intricate, perché è più ampio di tutte le cose, come ci ricorda San Giovanni. In questo conosceremo che siamo dalla verità, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Alzarsi e muoversi per entrare in Lui significherà iniziare a volersi fidare, forse anche iniziare ad accettarsi come Lui ci accetta. Significherà, in fondo, scoprire che il giudice tremendo non era in Lui, ma in noi, quale voce maligna e insinuante, che dall'Eden in poi ci ha convinti di dover temere proprio colui da cui viene tutto quello che siamo.